Più di 3.000 studenti iscritti, circa 750 laureati del vecchio ordinamento e dell'attuale magistrale e più di 1.400 laureati totali, compresi anche quelli della triennale. Sono questi i dati che raccontano 30 anni di storia del corso di laurea di Scienze Geologiche della Facoltà di Scienze Naturali, Fisiche e Matematiche dell'Università d'Annunzio di Chieti, che prendeva il via nell'anno accademico 1992-93. La ricorrenza del trentennale è stata celebrata con una giornata di eventi e dibattiti organizzata in collaborazione con l'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo. Mario Luigi Rainone, coordinatore del comitato organizzatore del trentennale. Se oggi siamo qui lo dobbiamo soprattutto al professor Uberto Crescenti, che con tenacia e con grandi capacità volle il corso di scienze geologiche qui alla D'Annunzio 30 anni fa. Troppo spesso il geologo viene soltanto e sempre associato a dei fenomeni naturali che si trasformano in catastrofi per un uso magari poco corretto del territorio. Chiunque di noi la mattina quando si alza e prende il caffè lo beve da una tazzina che è di porcellana e lì dietro c'è un geologo nascosto, perché il caulino per fare la porcellana l'avrà trovato un geologo, anche quando beviamo un bicchiere d'acqua, anche nelle fonti energetiche. E quindi io credo, siccome i grandi tre problemi che la nostra società si troverà davanti sono l'energia, l'acqua e i rifiuti, per ognuno di questi settori il geologo dovrà svolgere un ruolo di attore primario. Lo studio della geologia degli altri pianeti sarà fondamentale anche per nuove soluzioni che dovranno essere trovate ai problemi attuali. Alla D'Annunzio è stato avviato un corso di studi magistrale indirizzato alla planetologia, perché quella è una frontiera molto molto avanzata, ma con cui ci confronteremo, cioè, forse non io, forse i nostri figli, i nostri nipoti senz'altro. Francesco Violo, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, come ci si difende da problemi come quelli delle catastrofi naturali? Adottando una pianificazione adattiva a questi cambiamenti climatici, quindi bisogna fare tanta prevenzione, prevenzione che da un lato interessa e contempla gli interventi strutturali, quindi le sistemazioni dei versanti, le sistemazioni dei corsi di acqua, ma dall'altro anche gli interventi non strutturali, quindi la pianificazione territoriale, l'aggiornamento dei piani di assetto idrogeologico, l'aggiornamento dei piani di emergenza e tanta attività di informazione. Il ruolo del geologo adesso si lega anche alla questione energetica. Dove si andrà a prendere l'energia di cui il mondo continua ad aver bisogno? Bisogna ovviamente puntare sempre di più nel mix di energie rinnovabili, l'eolico, il fotovoltaico, l'idroelettrico, ma anche il geotermico. Professor Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, cosa ci hanno insegnato le esperienze del passato? Certamente i terremoti sono ancora purtroppo una parte del rapporto terra-uomo che non è stato risolto. I terremoti ci saranno sempre, anche se arriveremo a prevederli. L'unico strumento per difenderci è quello di costruire in maniera adeguata. Noi siamo parte della Terra, noi siamo fatti di atomi di mantello terrestre, noi siamo proprio parte della natura, quindi dobbiamo renderci conto che conoscere e investire nella scienza e in particolare nella conoscenza geologica ci aiuterà a vivere meglio.